firma sul decreto delle virtù eroiche di Albino Luciani, Papa Francesco ha compiuto un passo fondamentale verso la beatificazione del Papa, che in soli 33 giorni di regno fu capace di entrare nel cuore dei fedeli e disegnare la storia della Chiesa. Per vedere Giovanni Paolo I sugli altari è ora necessario il cosiddetto miracolo. Occorre cioè attestare una grazia ricevuta per intercessione del servo di Dio. E la cosa non sembra essere un problema, perché a disposizione dei postulatori ci sarebbero già due segnalazioni. La prima riguarda un uomo italiano che vive ad Altamura, in Puglia, e che dopo aver invocato l'aiuto di Luciani, vide il tumore allo stomaco scomparire improvvisamente. La sua vicenda è già stata oggetto di un'inchiesta diocesana che ha attestato la guarigione prodigiosa. Il fascicolo si trova a Roma, presso la Congregazione per le cause dei Santi. Ci sarebbe però anche un altro caso presentato da una commissione di cardinali sudamericani. La nazione è l'Argentina di Bergoglio. Il presunto miracolo riguarda una giovane minore di Buenos Aires affetta da una malattia altamente invalidante. Anche lei è guarita dopo aver chiesto l'intercessione di Papa Luciani. Se uno dei due miracoli verrà approvato dalla commissione medica e da quella dei teologi e cardinali, per Giovanni Paolo I si concluderà il processo di beatificazione. Un segnale è l'abbondanza di segnalazioni della grande fama di santità di Luciani.